Secondo te è più difficile per il Real vincere senza Ronaldo o per Ronaldo vincere senza il Real? Qual è la sfida più grande? Ma è una sfida entrambi, comunque, sai, lui è stata scelta di lui, è venuto, si sta dimostrando veramente grande campionato, si sta facendo bene, si sta proprio giocando per la squadra, a parte che lui fa sempre gol, però si vede che lavora, si è inserito molto bene. Si sta comportando benissimo. Perché secondo te la Juve, in un modo o nell'altro, arriva sempre vicina alla vittoria in Europa, mentre in Italia fa un po' quello che vuole? Perché secondo te, insomma, manca la vittoria in Europa? È mancata sin qui la vittoria in Europa alla Juve? Penso che comunque Juve ha fatto in ultimi 5 anni ha fatto due finali di Champions League. Questo è un risultato importante. Poi lo sappiamo bene, quando arrivi in finale è difficile per vincere. Però la società, la squadra ha sempre dimostrato una crescita continua in ultimi 7-8 anni, la squadra più forte in Italia, la squadra che ha creato un progetto, ha creato un gruppo. E nonostante a cambi quelli che fanno, loro riescono sempre di mantenere un livello alto, anzi migliorare. Sei, tra virgolette, responsabile di un enorme dolore per Gigi Buffon, che ha vinto tutto, gli manca però sta benedetta Champions League. Secondo te, a 41 anni, adesso ce la farà con il Paris Saint-Germain, considerato, insomma, la qualità della squadra che ha, ce la può fare? Ultima partita che è stata una dimostrazione della forza di Paris Saint-Germain, nonostante che qualche giocatore importante non hanno giocato, loro sono riusciti a vincere a Old Trafford contro Manchester United. Comunque senza Cavani, senza Neymar, la squadra, soprattutto in secondo tempo, ha giocato benissimo. Comunque loro, anche loro, questa è un'altra squadra che potrebbe andare in finale.